è un uomo ricco di pretese, cioè vuole che si faccia politica in modo sostanzialmente disinteressato. Mi spiego, disinteressato rispetto alle ricchezze, rispetto all'elemento economico, che viene dopo. Viene dopo. Chi vince, certo, prenderà anche quello, ma non si fa politica per i soldi. Il fatto è che c'è questo elemento di non senso complessivo della storia. Cioè, quello che lui prende da Polibio, la teoria dell'anacyclosis, che è presente nel proemio dei discorsi, in realtà lui lo corregge. Quella teoria è una delle tante teorie cicliche della storia prodotte dal mondo antico. E in realtà lui la corregge dicendo che non è vero che nessuno Stato, nessuna Repubblica, nessun Principato può percorrere tutta la ruota. No, questo gran cerchio nel quale si volgono le repubbliche, nessuno lo può percorrere, perché nei momenti questo cerchio prevede il passaggio da una forma pura di reggimento politico ad un'altra forma pura attraverso il momento della corruzione. No? Si passa dalla monarchia all'aristocrazia attraverso la tirannide, perché sono gli aristocratici che ammazzano il tiranno, no? E il monarca diventa sempre tiranno e gli aristocratici ammazzano sempre il tiranno, eccetera. Allora, questo renderebbe la politica e la storia politica assolutamente prevedibili. Bene, Machiavelli dice: attenzione, non c'è mai stata nessuna repubblica, nessuna forma politica che sia passata attraverso tutte le tappe dell'anacyclosis. Perché? Ma perché quando c'è il momento della corruzione non è vero che si rigenera da sola, sono i vicini, le saltano addosso e la sconfiggono. Ecco la contingenza che in lui è presente in questo modo acutissimo. Non è vero che è descrivibile a priori la politica. La politica, anche quella più descrivibile, cioè quella che passa attraverso l'anaciclosi, attraverso le varie tappe, è descrivibile soltanto in linea assolutamente teorica. La storia, l'empiria, la storia concreta ci dice che quando un regime è troppo debole, non è che si rigenera, viene semplicemente mangiato dai vicini. Machiavelli è uno che capisce i rapporti di forza, poi molto spesso si sbaglia a individuarli nella concretezza, infatti ha preso solenni cantonate, ma certamente interpreta la politica come un rapporto di forza. Non si aspetta che la politica sia razionale, si aspetta che la politica sia qualcosa che è nelle capacità, che si chiama virtù, nella capacità di chi la fa. Ma chi la fa deve sapere che non è attraverso lo strumento della ragione che si fa politica, non solo. Certo che bisogna pensarci su, bisogna saper prevedere, ma come no? Ma a questo punto scattano dei problemi enormi, dei quali, come vi dicevo, lui si è accorto in modo angoscioso, cioè scatta il problema del fatto che anche il miglior politico, e anche la migliore repubblica, anche il miglior uomo politico singolo e anche la migliore repubblica collettiva, Machiavelli le preferisce le repubbliche, anche il più avveduto non riuscirà mai, non può riuscire a far fronte alla contingenza. Cioè, la contingenza è l'entropia. La contingenza vuol dire che prima o poi succede qualcosa che tu non potevi prevedere, non potevi, perché il Valentino aveva il piano B per agire se fosse morto suo padre, no? Il Papa. Bene, aveva il piano B per tenere in piedi la ditta se si fosse ammalato lui. Non aveva il piano B per tenere in piedi la ditta se fossero capitate le due cose insieme, che lui si ammala mentre suo padre, il Papa, muore. Cioè, è colpa sua, doveva prevedere anche quello.
apparentemente Machiavelli dice questo. Si chiama sfiga. Che, come è noto, ci vede sempre benissimo. Apparentemente dice, era bravo, ma doveva essere ancora più bravo. Ma poi, invece, attraverso alcuni testi più giovanili e poi nel Principe, e poi anche nei discorsi, emerge un tema, che è un tema proprio terribile, che è quello del riscontro. Questa parola è fondamentale per capire Machiavelli. Riscontro vuol dire incontro. E la tesi è, perché ci sia, l'obiettivo della politica è il successo. Il successo vuol dire la presa del potere o il mantenimento del potere. E questo lo si fa pensandoci su. Pensandoci su, cioè la lezione degli antichi e l'esperienza delle cose moderne. Esperienza vuol dire andare a vedere come funziona. Machiavelli aveva fatto la spia, era una spia di professione, lo mandavano in giro e lui capiva, guardava e poi scriveva. Succede questo, succede quest'altro, c'è il signor tale che pensa questo ma tanto non conta niente perché è povero, c'è quell'altro invece, quello sì che è potente. Ecco, questa è l'esperienza delle cose moderne. E poi la lezione degli antichi, che vuol dire, no, alla sera mettersi i panni regali e curali e interrogare gli antichi e loro per loro bontà mi rispondono, io li leggo e parlo con loro, mi pasco del cibo che solum è mio ed io nacqui per lui, e leggi questa roba e cerchi di tirarne fuori una scienza politica e fai fatica e cerchi di razionalizzare le cose di questo mondo e non ce la fai, e poi alla fine dici, beh, alla fine tirato le somme è necessario perché ci sia il successo e che ci sia il riscontro. L'agire dell'uomo deve riscontrarsi con la qualità dei tempi. Questo è terribile. Cioè, Machiavelli che improvvisamente diventa vago nel parlare. Cos'è la qualità dei tempi? Che cos'è la qualità? Machiavelli è un mito del Risorgimento. Machiavelli viene studiato da Gramsci nelle carceri fasciste. Perché lì Machiavelli è un luogo teorico, è diventato il luogo teorico in cui ci si interroga sopra come, chi deve far politica, come, con quale obiettivo. Cioè è appunto la figura che emerge nei momenti di crisi a cui ci sia, la figura a cui si chiede che fare. Gramsci dice, ecco quello che Machiavelli, colui il quale racconta come la borghesia avrebbe dovuto fare per prendere il potere, non l'ha fatto. La nostra ritardo della borghesia italiana, lo facciamo noi. Siamo noi il principe nuovo, il principe che prende il potere, fonda il principato civile, arma i cittadini e li porta tutti al livello della consapevolezza politica. Il principato civile è questo. Armare i cittadini, è in Machiavelli questo, è questo. Siamo noi, i comunisti. Perché? Ma perché non l'hanno fatto i borghesi, perché questi disgraziati hanno fatto l'unità d'Italia ma in modo impolitico, cioè tenendo fuori le masse invece che tirandole dentro. Lasciamo stare se questa analisi ha senso o no. Machiavelli a questo serve, come nel Risorgimento serviva a dire, ecco, oh, la chiusa del principe, ecco l'uomo che ci ha detto che gli italiani devono prendere le armi contro lo straniero, e fia il combatter corto, citando Petrarca. Machiavelli fa parte del nostro destino, ed è abbastanza impressionante che oggi non si ricorra più a Machiavelli per interpretare la nostra storia contemporanea, anche se leggere in chiave machiavelliana
il presente è un esercizio che potremmo fare. Bersani, perché perde le elezioni? Perché non ha il riscontro con la qualità dei tempi. Cioè dice cose giuste fuori tempo. Renzi, che viene dopo di lui, Renzi ha alcuni tratti del politico machiavellico, machiavelliano, nella assoluta adesione alla qualità dei tempi. Poi bisogna vedere se avrà anche l'energia per agire. Però certamente dal discorso pubblico-politico Machiavelli oggi è espunto, perché il discorso pubblico-politico nostro è quello diciamo così divulgato, è quello che deriva dal razionalismo politico moderno, cioè è tutto centrato sul tema delle istituzioni e dei diritti e della soggettività, dei singoli. Machiavelli non è un individualista, cioè è al di qua dell'individualismo politico moderno. L'individualismo politico moderno, l'idea cioè che il mattone originario della politica è il singolo individuo uguale agli altri, è di Hobbes. Machiavelli non ci pensa neanche lontanamente, non è un problema di Machiavelli perché non ci arriva con la testa, è che tu sei costretto a scomporre la politica fino ad arrivare a questo mattone originario solo da determinate catastrofi epocali, perché altrimenti tu cerchi di leggere la politica così come essa si presenta, e non si presenta attraverso il fatto che l'elemento più importante della politica è il singolo, si presenta come conflitto di aggregati, conflitto di forze. Così il realista politico legge così la realtà politica, non dice è da rifare tutto, azzeriamo tutto e ricostruiamo un nuovo ordine partendo dal mattoncino dell'individuo uguale a tutti gli altri. Questo ipercostruttivismo, che è quello dentro il quale noi viviamo, dentro la cui agonia, se vogliamo, noi viviamo, è ciò che è totalmente estraneo a Machiavelli. La forza di Machiavelli è nel suo essere paradossalmente anarchico, lui l'uomo del potere, lui l'uomo che identifica la politica col potere, cioè nel fatto che ci dice che la politica, proprio per la sua contingenza costitutiva originaria, eccede continuamente, va oltre continuamente le istituzioni, il calcolo e il diritto, ma non ci dice come ci dobbiamo comportare. Non ce lo può dire, ci porta a questa consapevolezza, ce la consegna, ci toglie molti veli e poi ci dice arrangiatevi. Le forze reali non le può suscitare, le forze reali o ci sono o non ci sono. Il politico sarà quello che le individua e le adopera per una politica che avrà elementi di gloria per il singolo, ma di una gloria che deve ricadere sulla città, deve andare a vantaggio della energia politica complessiva della città, dove città vuol dire Stato in questo modo. Ha senso tutto ciò oggi? Beh, io vorrei dire questo, quello che manca oggi è l'energia, prima di tutto, cioè siamo travolti da problemi che sono i problemi dell'agonia, della fine dello Stato moderno, che non è più capace di essere il centro ordinatore della politica e si ostina continuamente ad esserlo e a parole parla di trascendere se stesso e non trascende proprio niente e continua la sua vita sempre più debole e tuttavia sempre più chiuso in se stesso nel proprio egoismo. E questo è il problema di noi europei soprattutto, e l'energia per andare oltre questo livello di crisi non c'è ancora, non sono ancora individuati i soggetti capaci di andare oltre, le linee di questo andare oltre. Machiavelli è vissuto in una fase analoga, la crisi delle realtà piccole e medie territoriali italiane,
davanti al formarsi degli stati moderni europei. Nel formarsi empirico, non nel formarsi filosofico di Hobbes, nel formarsi empirico. Principalmente la Francia e la Spagna. L'ha visto questo décalage di potenza fra una repubblica fiorentina che è grande quanto la Toscana, se va bene, e la Francia, ha risposto dicendo va bene, non mi importa niente, la Francia è uno Stato, è più grosso di noi, ha più soldi di noi, sì, certo. Lì vale il principio che i soldi, il denaro trova le buone armi. Noi ce la giochiamo in un altro modo, ce la giochiamo con l'energia politica. Le nostre buone armi troveranno loro. Naturalmente gli è andata male, perché non va così il mondo, ma se noi giudichiamo Machiavelli sulla base dei risultati della sua politica pratica per quel po' che ha fatto, diciamo non ha capito nulla. Ma se lo giudichiamo a partire dal suo principio fondamentale, cioè politica è contingenza e quando è contingenza implica energia, che da qualche parte va trovata, perché la vogliamo trovare, ma allora questo ci consegna una politica non razionalizzabile e tuttavia una politica molto vicina a quello che essa, io credo, sia davvero e a quello che è comunque l'orizzonte nostro di oggi. Una delle cose che mi ha sempre colpito è che Carl Schmitt, teorico del decisionismo, non abbia voluto vedere elementi di decisionismo presenti in tutta l'opera di Machiavelli, dove proprio c'è, si dice, il principe deve decidere fra l'amico e il nemico. Il principe di Machiavelli, perché siamo precisi, non ha bisogno del consenso, se ce l'ha è meglio, e non ha un posto, ha il potere, non ha bisogno di elezioni, siamo in un momento storico in cui di tutto ciò non si parla. Si tratta di prendere il potere e di tenerlo. Per tenerlo vi sono varie vie. Una, che si chiama principato civile, è quella di coinvolgere i tuoi amici, diciamo metà della popolazione, nella cosa pubblica. Ma l'idea che un principe debba tenersi il potere per tenerselo, Machiavelli non ce l'ha, perché risponderebbe che se un principe non è capace, se una repubblica che fa lo stesso, non è capace di decisioni e di energie, verrà vinta e conquistata da qualcuno che invece è capace di decisioni e di energie. Perché lui vede in questo modo la politica, non c'è pace, non c'è tregua, o sei tu o sono gli altri. Machiavelli è stato sostanzialmente frainteso fino al XX secolo. Ed è stato interpretato come il malvagio consigliere dei principi, quello che insegna ai principi le astuzie e le slealtà. Non è niente di meno vero, niente di meno preciso. Però la parola machiavellico si è fissata su questa interpretazione di Machiavelli. Per cui si dice machiavellico per dire qualcuno molto astuto, molto intelligente. Capace di leggere la politica, anche se di breve respiro, e di portare a casa la pelle, anzi, farla agli altri la pelle. E allora, appunto, Andreotti sarebbe machiavellico. La verità è l'esatto opposto. Machiavelli pensa ad un politico molto più esposto al rischio e alla contingenza. Però noi non possiamo governare la fortuna passata di Machiavelli. La fortuna passata di Machiavelli era quella, cioè Machiavelli è stato interpretato come il consigliere del male, il consigliere del male. Non era vero, ma non importa, non si può modificare questo e dunque la lingua si è adattata a questo. Noi oggi diciamo machiavelliano per indicare l'aggettivo quando si riferisce a qualche cosa di Machiavelli, cioè gli studi machiavelliani, le opere machiavelliane, il pensiero machiavelliano e cerchiamo in questo modo di far cadere per quanto è possibile questa leggenda nera su Machiavelli, che dimostra che con Machiavelli si sono confrontati tutti, ma insomma si sono confrontati
tentando di metterlo in una parte che non è la sua. Ma basti pensare che in inglese, nell'inglese moderno, nell'inglese di Milton, Old Nick è il nome del diavolo. Old Nick, il vecchio Nicola, e quel Nicola lì è Machiavelli. Era diventato sinonimo del demonio in ambito protestante, perché in ambito protestante, come vi dicevo, la politica veniva interpretata, al contrario di quello che sembrava fosse il pensiero di Machiavelli, come energia del popolo contro il monarca, e quello invece, il toscano, era il cattivo, vile consigliere, il pugnalatore, no? Cioè che un principe deve avere amici, non per i consigli, per carità, deve avere amici e quelli si li deve tenere cari perché gli servono, deve avere nemici, quelli non c'è pericolo, li ha di sicuro, e in mezzo c'è un popolo, questo popolo deve temere il principe, rispettare il principe, mai farsi odiare dal popolo. Gli amici sono quelli che ti hanno aiutato a far carriera, e quelli te ne devi anche guardare perché ti fanno le congiure, ma insomma questo fa parte dell'ABC del politico. Figurati se un politico di medio calibro non sa che chi lo ha aiutato a prendere il potere poi lo può anche farsi venire delle strane idee. La cosa importante, i nemici non mancheranno mai, il punto è saperli riconoscere, questo sì, e il popolo non ti deve odiare. Il modello che viene adoperato è quello di grandi generali del mondo antico che erano terribili nel mantenere la disciplina, ma giusti. E soprattutto abili e vittoriosi. No, da Annibale a Settimio Severo, questi sono gli esempi che fa, Settimio Severo, cioè persone davanti alle quali devi stare molto attento perché sono appunto particolarmente severi. Però non sono dei pazzi, non sono crudeli, non sono imprevedibili. Se fai il tuo dovere non ti succede niente, anzi hai l'encomio, e certo, tu hai paura a disobbedire ai loro comandi perché sono veramente feroci nel punire, e poi sono bravi, vincono, e i soldati obbediscono volentieri anche una disciplina rigida, ripeto, non crudele, rigida, se vedono che il comandante è davvero bravo, cioè capisce le situazioni, le domina. Ecco, questo dice, ma che un principe si deve consigliare con chi crede lui e nei limiti che crede lui. Cioè, e questo vale lo stesso per la Repubblica, che non è altro che un principe allargato. Ecco. Il principe come libro va interpretato come una sorta di Vignami scritto in un momento di emergenza. Il libro importante sono i discorsi. E poi c'è il riassunto drammatico che coglie l'idea fulminante della politica come conflitto e come contingenza, che è il principe. Anche perché nei discorsi non c'è una teoria della energia, nei discorsi si parla del passato. A Roma funzionava così. Il principe invece è il libro con il quale Machiavelli dice: beh, e oggi che cosa facciamo? Visto che non possiamo aspettare che si riformi casualmente una situazione come quella di Roma, cioè con il conflitto interno che non è distruttivo perché non è un conflitto economico, ma è un conflitto. Visto che queste cose non nascono da un progetto umano, ma nascono dal caso, oggi che abbiamo i francesi in casa, cosa dobbiamo fare? Beh, speriamo che ci sia un principe che riassume in sé, ricapitola in sé la evoluzione della politica e fa da solo e in un attimo quello che normalmente si fa in decenni o secoli. Questa è la scommessa disperata di Machiavelli nel principe rispetto ai discorsi.